Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 6 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Mattinata frizzante ma niente shopping. Niente shopping stamani, anche se i saldi iniziano proprio oggi, con Nettuno in seconda casa in conflitto con la Luna acquistereste belle cose ma a prezzo ancora troppo caro, salvo poi accorgervi fra qualche giorno che avreste potuto pagarle la metà. Ed è esattamente quello che succederà se avrete la pazienza di aspettare, tra una settimana o due lo stesso articolo vi costerà molto meno e alla cifra di uno potrete prendervene due. Ecco il saggio consiglio di Venere ambiziosa ma intelligente nel segno, tanto più che a bacchettarla provvede Saturno che l'accompagna, entrambi buoni amici della Luna mattutina. Casomai se proprio avete voglia di acquisti prendete il regalino per i vostri bimbi, per chiudere dolcemente le feste in modo poetico. Quanto a voi, vi barcamenate tra dovere e piacere, con Giove in sestile viaggiare è sempre una delizia ma la bianca signora, dal pomeriggio in sesta casa, vi ricorda che esagerare non è mai buona cosa. Per il passato, una separazione molto dolorosa che ha lasciato il segno e ha determinato una sofferenza importante. Per il futuro, potrebbe esserci una separazione dolorosa e di cui non ne avete tutte le responsabilità. Si agita lo spettro di uso di magia per separare una coppia. Separazione, divorzio, crisi con rottura di coppie. I single avranno un periodo di incomprensioni e difficoltà nell'approcciare alle persone verso cui hanno un interesse e trascorreranno momenti di solitudine. Molte cose ancora dovete imparare dalla vita come, ad esempio, esercitare la pazienza e la tolleranza. Siete troppo spigolosi in amore e polemici al lavoro con superiori e colleghi. Sarai bravo nel lavoro. Ti esprimerai in modo originale. Conquiste inaspettate. Fai della ginnastica. Socializza. Bene svaghi, flirts, divertimenti e attenti alla dieta. Amici che ritornano sui loro passi, incongruenza, incoerenza. Ecco l'immagine che vi farete di alcune persone che oggi potrebbero davvero innervosirvi. Non fate nessuna confidenza. Prendete il coraggio a due mani e affrontate il vostro partner cercando di chiarire il tutto. Per i single momento davvero difficile. Guardate avanti e se il passato vi sembra troppo pesante, rimuovete, e con celerità, ogni presenza di questo passato nella vostra vita. Questo coraggio verrà premiato. Luna e Mercurio favorevoli. Spostamenti, viaggi e contatti con vicini risulteranno piacevoli. Sarai serio e affascinante. Attento alle persone poco oneste. Molte opportunità per ripensare e rivalutare una situazione che si è creata tra voi e il vostro partner. Pensate a un modo diverso di spiegargli le cose e restate alla finestra. Avete un'eccessiva paura di sbagliare e per questo siete sempre in giro a chiedere consigli, fare di testa propria non è testardaggine, ma vi scanserebbe da numerosi problemi, prima tra i quali il non essere feriti nell'orgoglio. Ricordatevi degli amici e del loro affetto, fareste bene a mostrarvi ugualmente benevoli e affettuosi. In ripresa le quotazioni economiche. Desiderio di ritiri silenziosi, senza farsi coinvolgere in battaglie poco sentite, ma anche capacità di risposte convincenti e vincenti, grazie alla buona posizione dei pianeti rapidi. Non abbiate paura di aprirvi con le persone che ripongono in voi la propria fiducia. Oggi ascoltate solo il vostro cuore senza lasciarvi condizionare da qualsiasi parere, positivo o negativo che sia. Saturno nel vostro segno vi aiuta a smussare con garbo e delicatezza una situazione di attrito creatasi tra alcuni componenti dell'habitat familiare, specie se siete nati nella terza decade. Protagonisti nel segno la bella Venere e Saturno malinconico, entrambi in buona amicizia con la Luna mattutina in Gemelli, segno d'aria intrigono al vostro, supportato per di più anche dall'amico Giove in sestile. Non così appagante il pomeriggio quando la bianca signora passa nel segno successivo, il Cancro, parlandovi quasi esclusivamente di lavoro e benessere. Per mettervi in auto e raggiungere gli amici fuori città dovete fare un certo sforzo, specie se per tutto il giorno siete stati di corvée al lavoro,
Il più faticoso oggi il commercio con l'inizio dei saldi che fanno felici venditori e acquirenti. Qualunque sia il vostro ruolo a destinazione ci arrivate piuttosto stravolti, parola del sole stanco in dodicesima casa e del vostro astro guida Urano in quadratura. Dunque prudenza al volante. Amore ed Eros. L'amore abita a casa vostra, non usa toni alti nei colori sgargianti ma anche nella forza delle abitudini sentite la sua presenza che vi calma e vi rassicura. Se in famiglia c'è stata amarezza è il momento di tornare a sorridersi, giocate con i vostri figli o, se sono già grandi, scherzate con loro. Le vacanze vi hanno uniti, perciò vi godete la loro compagnia in questi ultimi giorni insieme, prima che ripartano per i loro studi o per farsi la loro vita. Per voi sono sempre i vostri cuccioloni, tanto che avete preparato loro il regalino della Befana, quello che addolcisce la bocca e consola per la fine delle feste. Acqua in bocca naturalmente, non dite nulla e glielo farete trovare domattina. Quattro zampe sempre coccolone, vi marca stretto temendo di vedervi partire ancora lasciandolo in custodia ai nonni, no, stavolta non lo deluderete. Vi lamentate di trovare solo avventure, beh, la scelta sta a voi. Se continuate a frequentare posti adibiti esclusivamente a questo tipo di incontri, potreste imbattervi in storie leggere. Guardate oltre. Giove in Ariete vi dona amabilità e generosità. Combinate la capacità di essere espansivi con il senso della misura e la vostra capacità di conquista ottiene successi inaspettati. Sia che vi troviate in una coppia stabile, oppure vi stiate rodando in un legame da poco cominciato, gli astri vi daranno oggi grandi possibilità di farvi valere in amore. Anche Venere sarà al vostro fianco, specie se siete nati in febbraio. Lavoro e denaro? Stancante, ma non si può vivere in eterna vacanza, se ve la siete scialata tra Natale e Capodanno ora vi tocca lavorare. La creatività non può rimanere a riposo troppo a lungo. Altrimenti diverrebbe pigrizia. Bene il settore commerciale, in barba ai clienti un po' spocchiosi che riuscite a camomillare e far spendere con parole convincenti. Nervosi in proprio. L'attività non è ancora ricominciata ma già fare mente locale o rimetterci mano basta a irritarvi anche in prospettiva. Voltate pagina e non pensateci, fino a lunedì potete ancora rilassarvi e occuparvi d'altro, ballo per esempio, una gita con gli amici oppure la lettura, il tappeto volante che vi porta lontano in giro per il mondo anche senza farvi alzare dalla vostra poltrona preferita. In vista alcune lungaggini fi tipo burocratico? Un collega si sta muovendo con un atteggiamento insolitamente circospetto, fate attenzione. Continuate ad essere pragmatici e decisi. Avete la voglia di provare la sorte al gioco, con la schedina, col più modesto gratta e vinci o con il classico lotto? Gli astri vi porgono una mano dal cielo, ma, a maggior ragione se, oltre ad essere acquario avete pure Giove in Ariete. Punto dello zodiaco dove l'astro della fortuna sta transitando proprio adesso. Questa singolare combinazione, se vi corrisponde, vale doppio. Per averlo dovete essere nati nel 1928, nel 1939, nel 1951. Proseguendo, nella carrellata dei passaggi di Giove in Ariete, nel 1963, 1964, 1975. 1987 poi, nel 1998 e per concludere la carrellata nel più vicino a noi 2010. Benessere. Molto dipende dall'attività della giornata, se avete lavorato tutto il giorno e per giunta a contatto col pubblico arrivate a casa nervosissimi, bellocci sempre ma la stanchezza vi si legge in faccia. Tutt'altra situazione per chi è ancora in vacanza e si diverte sulla neve o facendo turismo in qualche borgo o città poco frequentata. Amate la gente, ma non la folla che rifuggite con maestria. Mostre d'arte e musei a gogo, siete immersi nel vostro elemento, quello che vi fa stare davvero bene, nel fisico, nella mente e nell'anima. Vi basta ammirare un bel quadro. Leggere un bel romanzo e ascoltare buona musica per lavare via tutta la fatica e tornare come nuovi. Anche senza cena. Vi svegliate stanchi, appesantiti, non avete voglia di uscire. Eppure pensate di aver dormito tanto e bene.
Se non è la prima volta che vi capita, provate ad assumere pappa reale appena vi alzate dal letto. Per lei, siete sempre maldestre, specie le faccende di casa le sbrigate malvolentieri e così ecco che un piatto o un bicchiere vanno in mille pazzi, nulla di grave per quanto riguarda il costo, la rottura è raccogliere tutti i frammenti senza rischiare di ferirvi. Per lui, prudenza al volante, il fatto che vi piaccia correre non giustifica che lo facciate sul mano stradale umido e magari reso scivoloso da una gelata, presto e bene, dice il proverbio, non stanno insieme. Colore delle emozioni, azzurro ghiaccio. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 5, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.